Vedrai. Basta! Lasciateci! Perché? Fateci andare! Vi ho dato cibo. Vi ho ospitato in casa mia. Ed è così che mi ripagate? Derubandomi? Non ti deruberemmo mai, devi credermi. E ora mi insultate mentendo. Come? Uno di voi mi ha derubato. Beniamino. Non può essere. Come non è possibile? Sei un ladro. Il prediletto. Io non l'ho presa. Arrestatelo. Sarai punito per ciò che hai fatto. Ce l'ha messa qualcuno. Fermo. Lascialo. Prendimi, te ne prego. No, prendimi. 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 Prendimi, ti prego. Io. Prendi pure chiunque di noi. Ma ti prego, lascia andare il ragazzo. Così vi sacrifichereste per un fratellastro che vostro padre ha viziato? Sì. Perché? Cosa vi importa se lo prendo, lo bastono e lo faccio schiavo? Non vogliamo essere causa di sofferenza per nostro padre. Di nuovo. Di nuovo? Perché dici di nuovo? Se qualcuno deve essere punito, quelli siamo noi. Perché nostro fratello non fu ucciso dai lupi. Eravamo accecati dalla gelosia e lo vendemmo come schiavo. Abbiamo vissuto 20 anni con questa colpa. Non possiamo tornare senza di lui. Mio padre non lo sopporterebbe un'altra volta. E noi neppure. Non farò del male a nessuno di voi, né a nostro padre. Sono vostro fratello Giuseppe. Giuseppe? Come può essere? Non ci posso credere. Miracolo. Come può essere? Giuseppe! Ho tante cose da dirvi. Tante domande da fare. Oh, Giuseppe. Potrai mai perdonarci? L'ho già fatto. Voi potrete perdonarmi per aver creduto di essere un miracolo divino. Ma tu sei un miracolo. Dio ti ha mandato per salvare la nostra famiglia e l'intero Egitto. E l'hai fatto. Asenath, vieni. Vieni a conoscere i miei fratelli. È tuo onore, è una gioia. È un onore che sei sorpresa. Sono felice di conoscerti. Verrete a stare con me. Tutti quanti. Con le vostre famiglie. Padre! Sì, padre. È un miracolo.